Potrebbe esserci un malore, ma sarà l'autopsia a confermarlo, dietro la morte di un 37enne italiano trovato cadavere ieri mattina nella sua abitazione in via dell'Alberaccio a San Paolo, quartiere ovest di Prato. Il giovane si chiamava Gaetano Russo, originario della Puglia, ma da tempo residente in città dove lavorava come operaio tessile. L'uomo viveva da solo. A dare l'allarme sono stati parenti che ieri mattina sono andati a suonare alla sua porta, insospettiti dal fatto che Gaetano non rispondeva al telefono dal pomeriggio precedente. Di fronte al silenzio totale, i parenti non hanno perso tempo e, sempre più spaventati, hanno deciso di entrare forzando la porta finestra del balcone dove sono arrivati passando da quello del vicino di casa. Una volta dentro hanno avuto conferma del terribile presentimento. Gaetano era riverso a terra, privo di vita, nella lavanderia accanto alla cucina. Sulla testa aveva una profonda ferita che probabilmente si è procurato cadendo sul pavimento dopo aver accusato un malore. Ma i carabinieri del nucleo investigativo di Prato e il sostituto procuratore Lorenzo Gestri vogliono averne certezza, e così è stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore dal medico legale Alberto Albertacci. Fatta eccezione per la ferita alla testa, non ci sono altri segni sospetti sul corpo dello sfortunato operaio, e questo farebbe escludere che si tratti di morte violenta, ma considerata la giovane età dell'uomo, la procura ha preferito vederci chiaro. Solo un mese fa è accaduto un fatto analogo a Poggio a Caiano. Un operaio di 54 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in Largo Mazzei. Anche in quel caso la procura ha disposto l'autopsia.